lieve aumento per la borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,41%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 12.767,05 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 27.476,9 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 11.633,9 punti. In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell'1,07%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,96%, buona performance per Parigi, che cresce dell'1,24%. Apprezzabile rialzo, più 2,10%, a Milano per il comparto bancario. Rialzo marcato per Credem, che tratta in utile del 3,36% sui valori precedenti. Stamattina saranno diffusi il dato sull'indice IFO della Germania e il M3 dell'Unione Europea. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla fiducia consumatori. Mercoledì, ancora negli Stati Uniti, saranno pubblicate le scorte di petrolio.